Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Nathalie Caldonazzo, buongiorno Nathalie. Buonasera. Buonasera a te. Mi stona un po' il buonasera, ma è corretto. In effetti, dopo il mezzo. Vero, dopo il mezzogiorno bisognerebbe dire buonasera, però mi fa effetto con la luce. Io sono. Però ci sta. Anche a me, però. Bisogna non essere. Non fare nulla in quest'epoca. Senti, Nathalie, allora, è proprio così, prima di introdurre questa pièce di cotanto autore, perché stiamo parlando di Claudel, che è uno, insomma, polivalente, che ha dato ampia dimostrazione della sua capacità di scrittura e non solo, perché è anche un regista di straordinaria qualità, quindi un testo impegnativo. Beh, del resto non è neanche il primo che affronti in questo senso. No, diciamo in questo senso è forse il secondo, perché il primo è stato Baciami James con il grande Franco Castellano, sì, che abbiamo portato in scena prima di Parlami d'amore. Sempre un testo a due, e quindi i testi a due sono abbastanza, diciamo, più che complicati, ruoli di grande responsabilità, perché comunque per un'ora e mezza, due circa, quello che dura la pièce, comunque devi stare in scena con i vari mood i vari stati d'animo, e in questo, nello specifico in Parlami d'amore, con grandi litigate, perché comunque è una coppia un po' al capolinea. Senti, ma con il passare del... Perdono se ti faccio una domanda che potrebbe anche apparire imbarazzante, ma io sono insomma abbastanza schietto. Con il passare del tempo, il rapporto con l'amore cambia in qualche modo? Cioè, uno un po' l'ha già visto il film, no? Gli prende i tempi? Oppure secondo te... Allora, guarda, parli con una che non ha mai avuto relazioni più lunghe di 3-4 anni, proprio perché appena finisce tutto questo io in genere alzo i tacchi e me ne vado. Perché tu non... Ma, però così io sono più portato a ragionare sull'innamoramento che sull'amore. Ma l'amore può avvenire anche nei primi 10 minuti che conosci una persona. L'amore... Ah, tu hai questa visione. Ecco, Alberoni di... non sarebbe d'accordo con te, neanche Fromm, se posso dire. No, ma ti parlo anche un po' per esperienza. L'amore poi che cos'è, quest'amore? L'amore lo sentiamo nelle canzoni, nelle poesie, ma poi anche il progetto. Tantissimi esempi di grandi amori, no? L'amore, come lo intendiamo noi comuni mortali, così è dettato molto dalla passione. Confondiamo molto la parola amore con innamoramento, di questo ne sono conscia. Mi piacerà, Nathalie, scusa se ti interrompo, mi piacerà rifarti questa domanda fra una decina d'anni. Io ho qualche anno più di te. Ancora volevo. Sì, che ci sarai, dai, lo scherzo. Ecco, perché secondo me poi un po' cambiano le cose, no? E si ha una capacità di lettura non migliore o peggiore, ma differente. Cioè, ci sono. Mi sembri un po' perentorio. Nella visione ma è rispettabilissima, è la tua. L'amore è una parola molto rara che usiamo con molta facilità, ma l'amore è una cosa che deve superare tantissime prove, non quella del tradimento. Per me lì non esiste amore, e lì deve finire immediatamente, senza diritto di replica. Per il resto deve superare molte prove, si trasforma sicuramente. Va un po' a discapito della passione, però subentrano altre cose, che è il rispetto, è il volersi davvero. Ecco, ci capiamo. Comunque, ora siamo andati tanto fuori tema, tra virgolette, perché in realtà Parlami d'amore è il titolo di questa pièce, che tratta un rapporto di coppia. Mi pare di capire che non hai faticato a calarti nel personaggio, perché stiamo parlando di una crisi particolarmente profonda, e quindi litigi feroci in scena, insieme al tuo compagno, che tra l'altro ricordiamo è Francesco Branchetti. Sì, litigi feroci, però c'è anche molta ironia, sarcasmo, cinismo, c'è un po' di tutto, insomma. Poi vedo che gli spettatori si identificano molto alla fine dello spettacolo, delle dinamiche che portiamo in scena, quindi è una cosa abbastanza... Ahimè, dico, perché non mi piace. Io ho un'idea della coppia ben diversa, molto lontana da quella di Parlami d'amore. Però alla fine... Quindi mi esci incazzata dallo spettacolo alla fine? E quando finisci, cioè quando sei in camerino, che butti fuori... No, no,
No, questo no. Riesco ormai a staccarmi immediatamente dal personaggio, anche se nel personaggio ho messo molto di me. Certo, questo deve fare un attore, questo deve fare assolutamente un attore. Più che deve fare, perché non è detto che tutti i personaggi somigliano a te, comunque se chi di noi non ha vissuto questa sorta di crisi, no? Però sai, se posso permettermi, dato che io faccio il mestiere tuo anch'io, è vero che ci sono personaggi lontani da noi, ma se scavi dentro di te, le trovi delle corde che appartengono anche a personaggi lontani. Ma è bello provare a... Dimmi. Cosa più bella di rendere funzionale qualche cosa di brutto che magari hai vissuto e che però... E quella è la magia, sono d'accordo con te. Nathalie, ci dobbiamo fermare qua perché abbiamo fatto 5 minuti abbondanti di intervista. Cinque? E vola il tempo, anzi siamo quasi a 6, il tempo in radio vola ed è stretto inevitabilmente. Senti, venerdì 6 di maggio al Teatro Blu l'appuntamento con Nathalie Caldonazzo e Francesco Bracchetti, alle 21.15 si comincia, bella la stagione voluta da Scudellaro. Grazie Nathalie, a presto e naturalmente lasciami dire tanta merda. Grazie a voi, un bacione. GRP.